Per te imprenditore, nel labirinto della burocrazia amministrativa, raccogliere la documentazione ufficiale della tua impresa può essere non solo complesso, ma anche oneroso in termini di costi, diretti e indiretti. Per superare tutto questo nasce impresa.italia.it, il cassetto digitale dell'imprenditore. È un servizio offerto dalle Camere di Commercio d'Italia, realizzato da Infocamere. Una grande soddisfazione essere riusciti a portare a termine anche questa edizione della Festa del Grano, soprattutto poi, casualità, quest'anno la Regione Liguria era, diciamo, la regione protagonista della sfilata, e in questi giorni la tragedia, insomma, i maestri dei carri sono riusciti in nottata a fare anche il Ponte Morandi, qualcosa di straordinario. Sì, sicuramente straordinario, sicuramente adesso è una preghiera per i morti, voglio dire, di una tragedia, e certo la casualità oggi di essere ancora più vicini in questa comunità, alla Regione Liguria, voglio dire, è stata sicuramente una casualità. Ma io credo che oggi, agli occhi delle numerose migliaia di persone che hanno assistito alla sfilata, ci sarà stato anche un pensiero, sicuramente, perché no, per quelle vittime. Credo che questo sia assolutamente la prima cosa, il primo pensiero e la prima cosa che è passata per la testa di chi ha visto queste straordinarie opere d'arte anche quest'anno. Quanto vale tutelare un patrimonio culturale come questa festa, che da anni porta sulla scena non solo la questione, insomma, del grano, ma soprattutto della manualità, dell'artigianalità, dell'arte di questo territorio? Beh, è un grande evento, fortunatamente è stato ripreso dalla Regione Campania, e credo che però negli anni a venire alcune manifestazioni anche del Sannio, perché no, che vivono oramai di una tradizione straordinaria di artigianalità in questo caso, in altro caso perché si incastrano su manifestazioni che vivono, voglio dire, dal tessuto agricolo, dal tessuto produttivo di tante comunità. Io credo che vada fatto anche un ragionamento di insieme, di sistema, che non deve essere solo legato, diciamo così, al finanziamento per quella manifestazione, ma dobbiamo essere bravi a far sistema e cercare di far vivere tutto l'anno queste straordinarie esperienze che possono essere vissute anche nel Sannio. Sindaco, un appuntamento ricchissimo di significato, dedicato alla Liguria, tutta la cittadina di Foglianese si è stretta attorno al dolore, è una sfilata di una grande dignità, carri meravigliosi, ma che hanno un significato ancora più forte quest'anno. Certamente, perché noi già avevamo scelto di raffigurare molte cattedrali e molte opere della Repubblica, della Liguria e di Genova in particolare. Visto però ciò che si è verificato proprio negli ultimi giorni, abbiamo voluto dedicare maggiormente, costruendo proprio, diciamo così, di sana pianta in mezza giornata, rappresentanti del Ponte Morandi, perché questa tragedia venga ricordata da tutti. Siamo molto vicini al popolo ligure, ma alle persone che sono rimaste schiacciate sotto il ponte e che hanno perso i loro cari, e tutte quante le famiglie circostanti la Liguria nel particolare. Sindaco, parliamo comunque di arte, quest'anno insomma i maestri, gli artigiani si sono superati, non solo per la realizzazione del ponte in tempi record, ma anche perché veramente quest'anno insomma sono vediamo delle sculture meravigliose. È stato veramente un'annata eccezionale in cui i maestri della paglia si sono espressi maggiormente, proprio esprimendo il massimo delle loro capacità. Abbiamo avuto anche un carro storico che usciva dagli anni 20, e lo si è potuto vedere in piazza, di un'altezza di circa 12 metri, ma naturalmente con tecniche moderne. I maestri sono stati bravissimi. All'interno di questo torrione c'era addirittura una statua e un angelo, soprattutto come veniva raffigurato nel tempo, ma le facciate sono state grandissime e anche i carri cosiddetti medi e piccoli erano ben rappresentati.